Buongiorno, come state? Benvenuti in un nuovo vlog. Allora, io sono qui alla postazione, ragazze, perché ovviamente mi devo truccare che devo uscire. Tanto lo posso dire perché questo video uscirà dopo il compleanno di Cristian. Io sono sola, Cristian tanto non c'è, è andato con il papà, visto che domani è il compleanno di Cristian. Però vabbè, questo video uscirà già dopo passato il compleanno. Ma va bene, allora sono qui perché ovviamente ragazzi mi devo truccare, devo uscire, purtroppo devo. Allora, io mi sono preparata tutto, però mo sto andando a cercare le cose per fare prima, ovviamente. Allora, volevo mettere prima il fondotinta e uso questo qua di Astra, il Transform Mist Foundation più Concealer. A me che colorazione è? Che non mi ricordo, numero 03. Allora, quindi vabbè, per me oggi è martedì, 1º febbraio, ragazze. Siamo a febbraio. Mamma mia, mi sembra ieri che era Capodanno. Ma va bene. Quindi, allora, qui c'è un brufoletto dovuto ai baffetti che ho fatto l'altro ieri. Uso la spugnetta questa qui, che è di Essence, mi sembra. Me la mandarono quando feci un ordine. Vabbè, comunque. Allora, devo uscire, devo, vado all'Ipercop perché vado a prendere un regalino per Christian. Volevo prenderci un po' di maglie intime buone, ovviamente. Non è che lui non, cioè lui ce l'ha, ormai sono un po' vecchie. E poi, ragazze, se proprio devo essere sincera, noi, cioè Christian le ha sempre prese Date Zenith, ma non fanno una buona riuscita, devo dire. E quindi questa volta ho detto, visto per il suo compleanno, che tanto se le voleva comprare e non l'ha ancora fatto, ho detto, mo sai che c'è, gliele prendo io. Volevo andare da dentro all'Iper, c'è Giorgetti che vende ovviamente tutto l'intimo, non l'intimo, vende vabbè tutto per la casa, coperte, vende anche comunque intimo. E quindi ho pensato di andare lì, sperando ovviamente di trovare qualcosa, perché non è detto. Sinceramente, date Zenith non le vorrei proprio prendere, perché non è che, cioè, non hanno fatto una buona riuscita, e quindi è inutile. E poi comunque i prezzi di Te Zenith non è che poi sono così, dici vabbè tu le paghi poco, ma che vuoi? No, perché comunque non mo adesso non è che mi ricordo, però non è che costano proprio poco, quindi preferisco comprarle lì, prenderle anche meglio, più buone di qualità, e sicuramente, almeno spero, mi auguro che durano un pochino in più. Lui diceva che le voleva comprare anche grigia. Vabbè, io casomai farò due bianche, due grigie e due nere, ma sono i colori ovviamente che uno utilizza. Spero proprio di trovarli. Io credo di sì, perché una volta io lì presi un pigiama, mi sembra, mia suocera, tanti anni fa, e quindi vado proprio spedita lì e le prendo. Torno a ripetere sperando che trova, ma va bene. Poi voglio andare anche a Lidl perché c'è la settimana, ho visto che ci sono un sacco di cose, diciamo, proteiche, e le volevo acquistare. Volevo prendere qualcosina, ho visto la crema proteica, che io quella là che avevo preso su, non mi ricordo, non mi viene in mente il nome, come si chiama, tanto ve l'ho fatta vedere. Allora, sono finite perché comunque sono piccole. Non, cioè, non sembra che c'è, ma non ce n'è. Infatti, Francesco mi ha detto: guarda, mamma, prendi queste, tanto il prezzo è uguale, però non paghi la spedizione perché te le compri tu. Vai lì e costano comunque 5 euro, lo stesso prezzo che io pago di quelle là che prendo sul sito. E poi, però, c'è da dire che il barattolo è più grande. Non mi ricordo, ma Francesco me l'ha detto. Ha detto: mamma, ti conviene prendere quelle, perché comunque mi piace, sono buone, ovviamente non è che le mangio tutti i giorni, e quindi volevo prendere anche quello. Poi c'erano le barrette, ho visto anche il biscotto, oddio, perché se mi abbasso è anche la luce, ci sono anche i biscotti, ho visto, sempre, casomai se le trovo e le prendo ve le faccio vedere tanto, quindi
Cioè, vi faccio vedere quali sono. Poi non lo so se prendere qualche altra cosa. Intanto vi faccio un giro. Ho visto che ci sono della Sien l'eyeliner sia nero che marrone. Io nero no perché tanto ce li ho. Volevo vedere, provarlo marrone. Voglio un po' vedere com'è. Se non mi sbaglio, a parte che vabbè sono in offerta, costava 1,19 euro. Spero di trovarlo. Volevo provare, volevo vedere com'è. Io oggi ovviamente non lavoro, fortunatamente mi è capitato a pennello perché ragazzi non ho avuto neanche il tempo di andare a vedere per il regalo di Cristian, ma non è un problema, ragazze, non è che se glielo facevo un altro giorno è uguale, cioè ormai ragazze, cioè, non è che siamo i fidanzatini che viviamo insieme, quindi potevo andare anche con lui, però visto che è martedì io sono a casa. Faccio così. E ho inventato la scusa che andavo a Lidl, quindi tutto a posto. E poi che dirvi, di che vi posso parlare? Vi ringrazio sempre ovviamente di tutti i commenti che ci lasciate sotto i video, siete veramente gentilissimi, cioè ci dite tante cose belle, ma veramente grazie. Mo lo trovo. La penna per fare le sopracciglia. E niente, questo è quanto. Ho detto quello che dovevo dire. Spero solo, ragazzi, di trovare queste magliettine intime e di prenderle buone di qualità. Sì, l'orologio mi dice alzate. Vabbè, perché mo l'ho messo, ovviamente tutta la notte è stato sotto carica. Mo che l'ho messo mi dice alzati. Non sa quello che ho fatto già stamattina, a proposito. Ovviamente ho rifatto tutti i letti, ho spolverato, ho rifatto il bagno, ho passato l'aspirapolvere, quindi già ho pulito il bagno, almeno per oggi è fatta. Qualcuno, per quanto riguarda il cappuccinatore, siete stati, vabbè, gentilissimi, alcuni su Instagram mi hanno mandato alcuni link di altri cappuccinatori che comunque prenderò davvero cioè, in considerazione perché ho visto che comunque si sgancia la parte superiore, la parte elettrica rimane comunque da parte, che secondo me è meglio, anche se devo dire ragazzi, quello là della Nespresso io lo conosco perché dove vado a lavorare ce l'hanno da tanti anni e non ha mai dato problemi. Perciò io comunque punto, diciamo, su quello, ma non perché è Nespresso oppure perché è bello, perché comunque ho l'esperienza di chi dove vado, comunque ce l'hanno da tanti anni ed è ottimo. Io poi vedo ovviamente il cappuccino come viene. Solo che devo essere sincera, non so se riscalda anche solo, perché a me serve questa opzione. Perché dovete sapere, io riscaldo il latte con il microonde la mattina quando mi alzo, ma Cristian tanto dopo si alza comunque insieme a me, però a volte c'è Francesco che dorme o perché fa il pomeriggio e mi dispiace accendere il microonde che fa un rumore allucinante. Francesco non mi dice niente, dice che lui non sente nulla, però è una cosa mia. A volte mi dà fastidio pure a me, senti sto rumore. E poi secondo me non fa proprio bene riscaldarlo con il microonde, però comunque purtroppo la oggi andiamo con la comodità. Una volta riscaldavamo col fuoco, era tutta un'altra cosa. Ora abbiamo tutte queste comodità, ragazze, è normale che non ne possiamo fare più a meno. È così come tutte le cose. E quindi perciò io dicevo quella della Nespresso, però comunque ne ho visti di altri che mi avete mandato comunque il link. A parte l'estetica che sono molto carini, ma poi ho notato proprio il fatto della comodità che si sgancia. Vedo che si oscura se mi abbasso. Scusate. Allora si spende, pensate un po' voi da quanto sto parlando. Comunque vi dico quest'ultima cosa, poi basta. Cioè mi trucco, mando veloce. Come avete visto, ovviamente il cappuccino viene e che l'opzione che volevo, cioè che faccio più spesso, che non funziona più, quindi ci va avanti. Io proverò oggi, casomai col fono, come mi avete consigliato in tante da lontano, cercherò un po', probabile che qualche filo all'interno è ancora umido e quindi non riesce a fermarsi in quell'opzione lì, ma comunque ragazzi, non è questo il problema, cioè si risolvono, posso tutto questo, ma magari.
Comunque, questo è quanto, ragazzi. Adesso vi mando ovviamente veloce, così mi trucco e poi ci vediamo dopo. Allora, sono prontissima, mi sono messa anche il cappottino, oggi c'è una giornata magnifica, quindi non vedo l'ora di uscire. Vi giro, mi sono già chiusa pure, va bene, comunque sotto c'ho sto maglioncino, mi piace molto comunque questo colore, poi è abbastanza caldo. Questo l'avevo pagato, ragazze, pochissimo, l'ho preso a Napoli, ma tipo 7-8 euro, ma non mi ricordo, ma anche questo cappottino. Questo non è originale di quello là, ma non mi ricordo come si chiama. Però comunque è comodo. Niente, ragazzi, ho i jeans sotto, scarpette belle comode perché devo camminare. E andiamo che vi porto con me. Vedo un po' se riesco a riprendere qualcosa. Allora, ragazzi, ho fatto proprio, cioè, velocissimo. Sono andata da Giorgetti, però loro non ce l'hanno le maglie intime, hanno solo pigiami. Però quello là gliel'ha fatto già Francesco con la Mari, e hanno fatto un pigiama e poi hanno preso una birra con due bicchieri, vabbè, perché comunque Christian gli piacciono queste cose. E niente, adesso vado un attimo dai cinesi. Poi vado al Lidl. Comunque, ragazzi, c'è una giornata bellissima e non fa neanche tanto freddo. Cioè, io ho fatto proprio toccata e fuga perché voglio cercare di arrivare a casa prima di Christian. Sarà un po' complicato. Adesso vedrò un po' per nascondere comunque il regalo. Ma vabbè, tutt'a più gli dico che se ne va di là e io metto a posto. Vabbè, adesso parto e ci vediamo. Tornata a casa, vi faccio un mini svuota la spesa Lidl. Ho dato, ho preso lo scalo. Allora, io devo fare un reclamo alla Lidl. Vieni qua, facciamo insieme. La Lidl, oltre ai carrelli, hanno a mettere pure i cestini. Eh no, questi sono furbi, perché il Perché? cestino metti poca roba nel carrello. Hai ragione, questo è Gian Gipuzza. Che È pizza. tattica. Allora, visto che quando vai al Lidl, ah, mo piglio questo, ah, mo piglio questo, ah, mo piglio questo, e dove lo metti? Per Ho preso fortuna che non c'era il la scatola. carrello.
Allora, scopriamo anche Christian non sa quello che ho comprato. No, perché io ero tranquillamente... Allora, vabbè, in primis sono passata un attimo dai cinesi e ho preso la mia per pulire il viso. La Medrage Duot. Secondo... È tornata a casa talmente allegra. Hai detto, ma dove è stata? Dove è stata? Allora... Voglio vedere la faccia di Chris. Voglio comprare sta cosa. Devo vedere la faccia di Chris. Che mi dici? Ho preso questo vino. Allora, vabbè, ma perché? Noi la domenica lo beviamo un pochino di vino, però Cristiano poi lo porto tutta la settimana, 10 giorni, perché ne beve poco. Però ho visto questo vino. In offerta veniva 4 euro. Allora ho detto, no, no, l'offerta non deve essere un vino non buono. Ma ci faccio questa sorpresina? No, io non le compro queste cose perché le piglia lui. Vabbè, proviamo. Secondo te, guardandolo... Amore, si deve assaggiare. Perché la gente purtroppo mangia con gli occhi. Aspettate, metto di qua perché non mi piace la luce. Manca a me. Comunque, grazie. Io accetto molto volentieri questo tuo... Sto buttando quel cazzo, preoccupo. Ma questo è per ubriacarci domani? Perché dove è il compleanno di Christian? Auguri, Christian. Che secondo te? Vabbè, secondo lo conosci? No. Vabbè, Christian, ragazzi, conosci i vini, vabbè, comunque. Vabbè, comunque, ottimo. Grazie. Speriamo che sia buono più che grazie, bello. Lo stappiamo domenica, però. Sì, ma lo grazie, molto complimenti. Così mi è presa, stavo passando davanti ai vini. Questa era in offerta quello che costava un pochino in più, perché comprare un vino che costa 1,99 no, sinceramente. Mm. No, fatto bene. Va bene, poi ho fa ridere creme proteine, yogurt, questi qua. Hai visto le date? Sì, Christian, le ho viste, guarda quanto scala, 8-3, quindi un mese che tras, mo è iniziato. Metti la vecchia nanza e sì, ma queste sono per me solo, perché a me i gusti che ha preso Francesco non mi piacciono. Mettila. Se volete i sottotitoli. Ah, Christian, ho preso le banane. Sono belle queste banane, belle. Christian. Poi l'ho preso questa, ragazze, di cui vi parlavo stamattina. L'ho trovata solo al cioccolato. C'era una al cioccolato e un altro caramello salame. A me non mi piace, ci piace questo. Però è più grande e costa lo stesso prezzo di quelle che io compro sul sito. Perfetto. Proteinella. La vita è più bella. Poi c'era questa in offerta, Christian. Complimenti per il tono naturale. Poi, ragazzi, l'ho trovato l'eyeliner marrone in offerta. Voglio provare. Brava. Comunque sono felice che sei andato da sola. Comunque sta spesa per me. No, vabbè, c'è un'altra cosa. Poi, a me mi ha comprato il vino, e così tu ubriachi e non pensi più a niente. Poi ho preso queste quadrotti di riso cioccolato fondente, così per spizzicare ogni tanto, ragazzi, la tentazione è forte. Preso altre cose proteiche, questo è preso anche per Francesco, più per Francesco questi due qua, perché ha detto che voleva assaggiare. Preso altre tre barrettine di questi qua che erano offerte a 99 centesimi e poi questi, io l'ho assaggiato questi qua la volta scorsa, sono buonissimi ragazzi questi qua. Però ragazzi, queste cose qua, diciamo, si devono mangiare quando uno si è allenato, che ha bisogno di integrare proteine e altre cose, quindi associa questo, un'altra cosa, io non mi so spiegare. Però Francesco sta ricominciando la palestra e quindi piano piano sta inserendo anche lui a mangiare un pochino più sano. Poi ho pigliato l'insalata Ice Bar, voglio mangiare un po' oggi a pranzo con il tonno. Ah, poi ho preso questo qua di pane bianco, pane arabo, che è molto light, me lo mangio un pochino oggi, un po' stasera. Poi ho preso i pavesini, ma voi lo sapete che i pavesini sono un poco calorici? Veramente, quindi li ho presi su. Poi, Christian, per stasera ho preso questi, va bene, erano in offerta, la lonza sottile, che a noi piace, quindi la facciamo stasera. Hai visto? Ho provveduto anche allora la mangio anch'io, ragazzi. Chiudiamo il blog. E infine, ragazzi, ho preso il... come si chiama qua? Il petto di pollo italiano, 100% italiano, ragazzi. Sì. È che allora, si muove... E per me ha preso lo scatolo. Allora, come potete notare... Ho preso le banane, il vino, la carne, e i pavesini che puoi mangiare pure tu. Bene. L'insalata. Bene, l'orto. Pane, vino, non ci mancava.
No, ragazzi, poi vi dirò del vino, perché poi non lo aprirà. Però sono curiosa. Poi se la Ginderella, perché Cristian è un bascato, giustamente, per il vino. Quel poco che bevo, preferisco berlo benissimo. Ma stai facendo, Cristian? Rompo le scatole. Vabbè, ragazzi, quindi noi prepariamo a mangiare, perché qua è l'una meno 20 e il mio stomaco sta facendo blu blu. No, io no, io sono abituato, oramai. Quando li vuole adottare. Adotta un italiano. Non gli conviene, che non ne capisci quanto male. Va bene, ragazzi, ci vediamo dopo. Salute, Cristian. Salute dalla Cruz, così veramente, vabbè, ciao. Allora, ho fatto le corse perché Cristian è andato via. Io sono dovuta scendere di corsa per prendere il regalo in macchina, perché se no lo vedeva. Fatto molto carino, guardate dove l'hanno messi. L'ha messa dentro a questa scatola veramente bellina, mi piace tanto. C'è praticamente un pacchetto regalo che fanno loro. Ma c'ha le palline qua di Natale, ma non fa niente. Metto anche la lettilina all'interno, così lo nascondo. Adesso vado sul tapirulana alla fretta furia e poi ci vediamo dopo. Ciao. Allora, ragazze, mi sono appena docciata e c'è Cristian di là che mi prende in giro, Mi sono docciata. Prima di docciarmi, ragazze, ho assaggiato questa. Sei vestita Winnie Pooh. Ma sta zitto. Ho assaggiato questa, è buona, cioè non è che non posso dire, però la mia crema al cocco non la batte nessuno, quindi quando finirà questa mi dispiace, ma io ma io prenderò quella. Cristian, o vieni qua e finisci di fare il pappagallino. No, non vuole venire. Ecco. Ma manco ti vedono, vedono un'ombra. Sono immerso nei miei pensieri. Quanti pensieri? Grosse novità, in pentola. Già. Allora, che stavo dicendo? Ma scordate, quindi, ragazzi, buona, per carità. Io preferivo quella al nocciola, ma non c'era. Però quella al cocco è tutta nata così. Comunque è così. Adesso sto facendo le zucchine, le sto, scusate se vi sto facendo il mal di mare, le sto grigliando, cioè sto facendo su in padella, poi dopo le vado a condire con olio, sale, aceto e aglio e ci mangiamo. Questo è quanto. Cristian, se tu vieni, noi salutiamo. Ah, e certo, ormai la giornata è finita. Allora aspetta che arrivo subito. Ok, allora a dopo, ragazzi. Sa.
Salve ragazze, lei mentre fa le zucchine... No, io poi mi sono dimenticata che dovevamo fare questa cosa, eh. Allora, il video precedente che era lo svuota la spesa, ci sta questo giochino che abbiamo creato di indovinare il prezzo esatto. Questa volta ho conservato lo scontrino, vedremo chi avrà indovinato. E allora abbiamo pagato la bellezza di... Metti la mano davanti così. La mano davanti così. Aspetta che metti a punto. 63. Lascia un po'. Mamma mia. Ok, vai. 63,39 euro. Allora, chi avrà vinto? Chi avrà indovinato? Lo certo potrei. Che se indovinano proprio precise, dove si trova. Tu hai finito. Io parto e gli porto lo scontrino. Che ci portava, mentre lei zucchine stanno facendo le zucchine. Ma allora chiudiamo questo vlog mentre lei si brucia le mani con le zucchine. Aspetta, metto un attimo questo, perché attimo il gas Cristian è aumentato. Non possiamo far andare la padellina a vuoto, bello mio. Allora, se momento. Questo momento. Vai. Io anticipo i tempi che ci hanno da fare. Allora, metto in moto. Allora, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate un pollice in su se ci vedete, voglio sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere seguiteci su Instagram. Vi scrivo sempre qua. Sempre qua. E noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao.